Disagi in via Foggia e in via Regina Margherita, una lunga arteria continua e altamente trafficata nella zona nord di Barletta. Lavori in corso per migliorare manto stradale, condotte idriche ed impianti elettrici, ma anche una viabilità costretta a rimodulare il traffico nelle ore di punta. Dopo le lamentele giunte da residenti e operatori commerciali, la risposta del sindaco Cosimo Cannito. Sono lavori importantissimi che andavano fatti da molti e molti anni fa. Si tratta della sostituzione della condotta idrica malorata e usurata, rotta con enormi dispersioni di acqua potabile. Ed è ovvio che i disagi che stanno sopportando i cittadini sono disagi comprensibili. E quindi chiedo loro di avere pazienza. I lavori proseguiranno per oltre un mese con la possibilità di risolvere completamente ogni problematica nel mese di ottobre. Operai al lavoro fino a venerdì prima dell'interruzione per ferie e poi il cronoprogramma che porterà a riaprire interamente le due strade. Questi lavori si concluderanno ad ottobre, sono lavori molto molto importanti e quindi diciamo disagi davvero, davvero importanti. Analoghi lavori stiamo facendo via Foggia, dove stiamo collocando colonnine elettriche per la ricarica veloce delle automobili elettriche. Anche questo è un servizio pubblico molto molto importante ai fini della riduzione dell'emissione di CO2 in aria ambiente. Così come stiamo facendo i lavori di asfalto in via Marconi, e quindi è una città che è cantierizzata in molti punti. E questo crea disagio.